Lo sentite questo splendido concerto? È il saluto che le regine dell'alpeggio lanciano alle montagne mentre scendono nelle loro stalle di pianura, dopo 3 mesi passati a pascolare sui meravigliosi prati dell'Altopiano. Parte da Casa Girardi di Conco una delle ultime transumanze della stagione, che vede impegnati per 2 giorni decine di mandriani, alcuni di professione e altri improvvisati, fra le balze boscose e la cittadina di Marostica per arrivare a destinazione a Gazzo Padovano. Una tradizione antica che non perde mai il suo fascino e che viene tramandata di generazione in generazione. Noi da 60 anni che siamo in questa malga, per cui mio nonno, mio papà, adesso noi, e abbiamo sempre fatto, ad eccezione di un anno che ci è stato impedito per il problema Blue Tongue, l'abbiamo sempre fatta a piedi. Quella di Casa Girardi, dicevamo, è una delle ultime della stagione, ma rischia di essere anche una delle ultime transumanze della storia, a causa dei molti problemi che i malghesi devono affrontare ogni anno. Vedi il problema lupi, vedi 2-3 anni fa la Blue Tongue, un anno l'orso, no? Cioè siamo tartassati veramente e quindi siamo un po' così sul chi va là. Infatti tante persone che ci affidavano le manze, le vitelle nel periodo estivo, qualcuno non ce le dà più. Già. I lupi rappresentano una grana imponente per chi fa alpeggio sull'Altopiano e alle 150 predazioni ufficiali vanno aggiunte quelle non riconosciute e le bestie disperse. Noi abbiamo avuto 2 predazioni e la beffa è anche che da quest'anno qualche animale ci dicono che non è stato il lupo e quindi non abbiamo nessun indennizzo. Purtroppo trovi l'animale morto, sbranato, perché vengono sbranati vivi purtroppo. Ma è tempo di andare in pianura. Ai lupi i malghesi penseranno l'anno prossimo. Intanto si godono tutti il festoso concerto d'addio delle vacche ai loro amati pascoli. Fra poco questi prati e questi boschi torneranno a risuonare solamente del canto del vento. Avere tante persone di tutte le età che lavorano, che collaborano, che tante volte portano anche pazienza negli imprevisti e via di seguito, che patiscono freddo, caldo, la pioggia e accumulati da questa passeggiata con le nostre regine che sono le mucche.